Allora, mi chiamo Marta, ho 21 anni e studio, sono al secondo anno di studi internazionali. Io sono entrata a far parte della Scattasuna quando avevo 15 anni. Io vivo in una residenza occupata che si chiama Verdi 15 Occupata da un anno circa. Ed è una residenza che è stata occupata per scopi sia abitativi che per degli studenti a cui non è stata data la borsa di studio a cui avevano diritto, e di conseguenza, ritrovandosi senza una casa in cui andare a vivere, la soluzione che è stata trovata è stata appunto quella di occupare una nuova residenza. Da parte mia, la Scatasuna rappresenta la mia alternativa di vita rispetto a quelle che ti vengono offerte oggigiorno all'interno di questo paese. Secondo me la Scatasuna rappresenta anche una capacità critica nei confronti di tutto quello che ti circonda, a partire dal livello della scuola, del liceo, all'università, fino agli aspetti abitativi della vita negli anni successivi. Io penso che sia possibile costruire un cambiamento partendo dal basso. L'unico modo che si ha per costruire un cambiamento reale è partire da quelle che sono le lotte, le conflittualità che si riscontrano all'interno del territorio. Di viverle dall'interno, di sopportarle dall'interno, di farle crescere e sviluppare. In questo modo si va a creare una rete di movimento allargata in modo tale che tutte quelle che sono gli obiettivi di tutto il movimento, supportate da tutta la rete, vengano poi realizzate. Cosa significa scegliere qualcosa di alternativo rispetto al modello che ci impongono? Secondo me significa responsabilizzarsi e significa ritornare a capire quali sono realmente le cose di cui un soggetto, un individuo abbia bisogno nella propria vita e che soprattutto voglia realizzare, e il modo in cui un individuo possa realizzare queste cose, che non sono solamente quelle che le istituzioni ti offrono nelle modalità in cui le istituzioni ti offrono, ma che sono alternative che tu da solo con le tue mani ti puoi costruire.